La questione del grande flusso di arrivi dal Mediterraneo e la distribuzione di queste persone sul territorio nazionale, al centro di un incontro all'ANCI. Francesca Cosentino. Aumenta sempre di più il numero dei minori soli che provengono dagli sbarchi dei migranti sulle nostre coste. L'ANCI, l'associazione dei comuni a cui spetta l'accoglienza, ha presentato un rapporto dove con preoccupazione segnala che nel 2022 ne sono stati accolti 12.000 con un incremento quasi del 50%. I minori stranieri non accompagnati hanno un'età media di 17 anni, sono in prevalenza maschi e provengono principalmente da Bangladesh, Tunisia, Egitto, Albania, Somalia. Far diventare non più un'emergenza, ma una gestione strutturata attraverso quello che prevede la legge e che i sindaci stanno chiedendo da tanto. Hub di primissima accoglienza e poi posti SAI diffusi sul territorio. Al primo posto nell'accoglienza di questi giovani ci sono i comuni della Sicilia, che ne ospita il 25%, seguita dalla Campania, dalla Puglia, dalla Lombardia, dall'Emilia-Romagna, dalla Calabria. È per questo che il commissario di governo all'emergenza e immigrazione, Valenti, ha predisposto un piano per un'equa distribuzione dei minori su tutto il territorio, mentre il nuovo testo sull'immigrazione in approvazione in Parlamento fissa norme più restrittive per la durata dell'accoglienza. Stiamo preparando un'ordinanza, uno strumento che, così come per i maggiorenni, consente di attivare strutture di prima accoglienza a bassa soglia, cioè con prestazioni ridotte, diciamo, all'essenziale, ma che serva per strutture non superiori a 50 posti, di poter, come dire, calmierare l'accoglienza sul territorio.